Adesso parliamo dei tornei. Anche per loro valgono le stesse regole. Le varie informazioni le troverete attaccate alla vostra porta. Quando troverete il foglio di iscrizione ad un torneo, questo va riempito con un cognome per ogni spazio libero. Le iscrizioni ai tornei sono aperte indifferentemente a maschi e femmine. Vi faccio una raccomandazione. Quando prenderete il foglio delle iscrizioni, non entrate in classe sbandierandolo e creando confusione, ma piuttosto aspettate la ricreazione o un altro momento libero. Una volta che tutte le classi hanno consegnato il foglio delle iscrizioni a Fabio, lui metterà un numero casuale accanto ad ogni cognome. Poi utilizzerà un programma nel cellulare che in maniera casuale estrarrà i giocatori che si incontreranno. Come in questo esempio, è uscito il numero 1 che corrisponde all'ischi di terza C. Questo giocatore occuperà il primo spazio libero del tabellone ufficiale del torneo. L'estrazione continuerà con la stessa modalità, fino a che tutti i giocatori saranno estratti. Ogni incontro è ad eliminazione diretta. Chi perde viene subito eliminato. Chi vince passa al turno e avanza nel tabellone. Si andrà avanti così fino a raggiungere la finale, dove i due migliori giocatori del torneo si sfideranno per portare in classe la vittoria. Alla fine di ogni torneo, ogni classe riceverà il punteggio assegnato a seconda della posizione ottenuta nel torneo. In più, ci sono dei punti speciali per ogni gruppo di classi. In pratica, viene premiato il miglior giocatore tra le prime, il migliore tra le seconde e quello delle terze. C'è anche un altro bonus. Se il torneo viene vinto da un maschio, c'è il premio per la miglior giocatrice. Se invece il torneo viene vinto da una femmina, c'è il premio per il miglior giocatore. Tutti i punti dei tornei accumulati durante l'anno scolastico porteranno all'elezione della classe dell'anno, che conosceremo solo nella parte finale della festa della scuola. Attenzione però, ci sono anche dei punti negativi che influenzeranno sul punteggio finale. Infatti, a fine anno, ogni nota o rapporto scritto nel registro sottrarrà dei punti al punteggio totale. Un'altra cosa molto importante: quando troverete sulla porta il foglio che indicano i giocatori che quella mattina devono giocare, questi, appena suonata la campanella della ricreazione, hanno il permesso di poter raggiungere il luogo dove si svolgerà il torneo. Gli altri, invece, devono chiedere il permesso alla prof. Meglio sarebbe uscire con tutta la classe per fare il tifo. Quindi, ragazzi, i tornei ce ne sono davvero per tutti i gusti. Quindi, mi raccomando, non litighiamo per chi giocherà o no al torneo, ma facciamo in modo che in maniera democratica sia la classe che decida chi partecipa al torneo. Quindi non mi resta altro che dirvi buon anno scolastico e buon divertimento!